puttanata, una puttanata grande Alberto. E dice su Luis Suarez che è un fuoriserie, è un quindi un grande giocatore, e che ha avuto da Xavi, che vuole trasmettere a Xavi la sua gratitudine, cioè ha avuto da Xavi la gratitudine per quello che sta raggiungendo al mondiale, e poi che ha parlato con Xavi, ha confermato probabilmente l'addio di Xavi al Barça per andare a giocare nel Qatar. Vabbè, queste sono cose che riguardano più il Barcellona, e che notizia si offre come capitano del Barça. Chi? Beh, si offre come capitano, se Xavi parte e va a giocare il Qatar, lui si offre anche a fare il capitano, capitano del Barça, va bene. Grandissimo giocatore, grandissimo uomo, Xavier Mascherano. Allora Alberto, andiamo nella conclusione della trasmissione, sono le 2:54, sì, se non erro, e ormai abbiamo analizzato abbastanza quello che dovevamo analizzare delle due partite. Sì, inoltre come diceva Van Gaal, sì, 50% 50%, poi si vede. Esatto, poi si vede. Neanche Sabella si è schierato in quel senso, non ha voluto di noi, che noi facciamo questo e l'altro, ha detto poi si vedrà. Così. Però insomma, diciamo che los dios, i dei del calcio, stanno mettendo un po', ecco, questa sconfitta del Brasile un po' sull'Argentina, un'occasione unica della sua storia. Sì, sì, perché inoltre ti dico, vincere il mondiale per l'Argentina in Brasile sarebbe una cosa clamorosa. Senti, ma realmente questa grande rivalità culturale, anche che diceva Sabella, ma perché, da dove nasce? Nasce più di tutto calcisticamente. Perché non c'è una reale rivalità tra i due paesi? No. Oltre il calcio? No, no, oltre il calcio no. Cioè, come è visto il brasiliano in Argentina? E l'argentino come è visto in Brasile? È visto benissimo, non è nessun problema, al contrario, c'è tanto turismo, tanto l'Argentina verso il Brasile come il Brasile verso l'Argentina, in quel senso non è il problema, ma calcisticamente sempre c'è la discussione, loro dicevano qual è il calciatore più grande del mondo, Pelé, e noi diciamo Maradona, sempre da lì, sempre parte tutto da lì. Certo. Ma calcisticamente oggi è più forte la rivalità Argentina-Brasile o Argentina-Uruguay? No, Argentina-Brasile sempre. Sempre è stata Argentina-Brasile. E c'era una cosa che poteva sembrare a volte assurda, però quando l'Argentina, la nazionale argentina, non andava bene, il Brasile andava benissimo, giocavano Argentina e il Brasile e vinceva l'Argentina. Capito, da lì vengono tutte quelle rivalità, quelle cose. Allora noi dicevamo, siete i nostri figli, non c'è niente da fare. Capito? Da lì viene tutto quello. Va bene. Allora ricordiamo intanto domani sera ore 22 in diretta da San Paolo del Brasile, dall'Arena Corinthians, Olanda, Argentina. Intanto io ricordo gli appuntamenti, Alberto, di domani, perché domani abbiamo come Radio Roma Futura, ricordiamo, domani mattina dal mezzogiorno e mezzogiorno e mezzo, in diretta dallo studio di Villa Gordiani, la rubrica del podismo con Mario Moretti e Pino D'Egidio. Poi nel pomeriggio c'è il Pipi Show, come lo chiami tu? Il Pipi Show, Son Good, il Pipi Show, alle ore 17. Alle ore 17. Sì, 17. Appunto, dallo studio di Villa Gordiani, Singer Life condotta da Tiziana, non ricordo esattamente domani. Tocca, io sono rimasto la settimana scorsa a Bruce Springsteen. Ah sì, sempre, ogni settimana va cambiando. Artista, però ovviamente sempre un grande della musica.
Esattamente, poi dalla festa dell'unità domani alle 20 c'è Valerio Valeri che conduce la Tana dei Dubbi. Esatto. La trasmissione che di solito va del lunedì, ma che problemi di programmazione e di impegni di Valerio sono stati. Sì, spostati. Inoltre sempre per quello che dicevamo per gli orari della festa. Per esempio alle 21.30 dovrei andare io con Dialogando con Latinoamerica, però c'è il dibattito. C'è il dibattito domani alle 21.30, lavoro, welfare, riforma del terzo settore. Domani abbiamo Stefano Fassina, Giuliano Poletti, il ministro appunto del lavoro, Poletti, lavoro. Pietro Barbieri, Rita Visini, coordina Emiliano Monteverde. E poi dopo alle 10 appunto c'è la partita, abbiamo detto alle 22, Argentina contro Olanda. E poi dopo allora sì, dopo andrà dialogando con Latinoamerica e verifichiamo se magari lì parli anche del mondiale e poi facciamo football mondiale, già una già potremo parlare di chi sono i finalisti. Esattamente, di chi sono i finalisti. Poi verifichiamo insomma domani chi saranno, come dice Alberto, i finalisti. Va bene, allora Alberto, io direi che possiamo chiudere qui. Facci capire con che scudiamo, però. Che musica? Bueno, guarda, io dicevo perché c'è una signora, sì, che, come dice te, la signora Piqué, che mitica, magica, che la grande cantante Shakira. Esattamente. Che canterà domenica nella chiusura del mondiale. E chissà se non possa cantare davanti a un barcellonista, perché diciamolo, a dei barcellonisti. Perché purtroppo se va in finale Olanda e Germania non c'è nessun barcellonista. Esatto. Mentre ci potrebbe essere c'è un madridista che dirà il tedesco, sì. che dirà sì, quindi noi ci faremo del tutto per portare los barcellonistas e Leo Messi e Javier Mascherano alla finale del Maracanà. Va bene Alberto, allora sentiamo, chiudiamo con Shakira. Io ti saluto chi ci ascolta, una buona nit a Catalunya e una buona notte a Roma. Buenas noches Latinoamérica y buenos días, buen comienzo a Roma. Vabbè, non ci metteremo mai d'accordo. A Europa, molto bene. Va bene, allora vamos con Shakira, ci sentiamo domani, arrivederci. Hasta mañana, ciao. Olá, olá! Lá, 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 lá. Like an eagle and we always play like we dance. Only today, there's no tomorrow. We're all behind in this place. There's no space for fear or sorrow. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Is calling German, Colombian, Spanish and French off the bench. You gotta own it down here.
you we play, like we dance. It's Brazil, and now you know it. Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? Is it true that